Pomodorini e pomodorine, come state? Bentornati in questo nuovo video. Oggi ho per voi un'altra recensione di un fumetto edito Tunue Tipitondi di Marco Rocchi e Francesca Carità. Edito Tunue Tipitondi al prezzo di 14,90€, potete trovare il link ad Amazon qui sotto ed è segnalato come 8 anni più di lettura. La trama parla di Alba, una topolina di campagna molto giovane che ha una passione sfrenata per il cucito, vuole diventare sarta, una sarta davvero brava, e quindi si trasferisce nella città di Croma, che sarebbe appunto questa grande città dove ci sono un sacco di opportunità e lei non vede l'ora di andare lì a vivere. Si è anche presa un appartamento per conto suo ed è super felice, anche se questo appartamento è un po' difficile e convive con strani personaggi. I personaggi sono tutti animali personificati come Alba oppure il nostro amico artista che conosceremo più avanti, Corvo Fosco. E appunto parla di questa leggenda, oltre ad Alba, che la luna è sparita e con essa è sparita anche la creatività, l'ispirazione, e Alba è l'unica ragazza che ha dentro di sé l'ispirazione ed è brava e riesce ad ispirare anche artisti come Fosco che non riuscivano più a dipingere da tempo. Alba e Fosco si incontreranno per caso, totalmente per caso. Fosco inizierà a disegnarla, ma purtroppo sono inseguiti, o meglio lui è inseguito da un sacco di tempo dalla polizia, che sono dei gabbiani e sono fantastici come sono stati disegnati, con questa uniforme nautica bianca. Praticamente, se sentite rumori strani, il mio gatto, con questo uniforme bianca nautica che poi quando si allarga diventano le ali praticamente, e hanno sul cappello il becco, e sono, dopo ve li farò vedere ed è fantastico. Fosco è inseguito da questa polizia perché ha combinato dei casini in passato che si scopriranno più avanti, e si scontra con Alba, la vede, inizia a disegnarla, perciò la disegna e ogni tanto perde qualche disegno in giro, quindi i gabbiani lo trovano, perciò entrambi finiranno nei guai, si conosceranno meglio e Fosco gli racconterà come mai la vecchia che stava anche con lei parlava un po' a vanvera, insomma, di questa leggenda della luna, che la luna non c'è più, quella che c'è in cielo non è la vera luna. E alla fine, insomma, si scopriranno tutte le cose che ci stanno dietro a questa leggenda, come mai la luna è sparita e dov'è la luna, chi ce l'ha, che cos'è successo, perché non c'è più ispirazione. È un fumetto super super carino, consigliatissimo a chi ama l'arte, a chi ama le graphic novel, a chi vuole immergersi in una storia molto carina, molto tenera, molto dolce, con queste tavole che più o meno saranno su questi toni abbastanza freddini, devo dire. Le risguardie sono veramente magnifiche, stupende, sono belle, sono bellissime, e la nostra topolina è super super carina. A me hanno ricordato un sacco i disegni di Geronimo Stilton, non so, forse perché lei è una topolina, anche Geronimo Stilton è un topo, ma lui è proprio un topo, invece qui sono personificate. Volevo farvi inoltre vedere poi i gabbiani, ci sono anche nel retro. I disegni, appunto, come vi dicevo, sono bellissimi, molto teneri, molto tenera è anche la storia, che vi catturerà comunque sin dall'inizio, perché seguiremo appunto la storia di Alba, ma avremo anche altri personaggi che incontreremo durante la storia. E quindi gli autori hanno deciso di non darci tutto quanto subito, ma di farci scoprire tutta la leggenda pian piano. Il disegno cambia quando si parla o della leggenda della luna o ad esempio della giovinezza di Fosco, appunto, come per sottolineare la creatività che c'era prima, il cambiamento che c'è stato da prima ad adesso, che tutti quanti sono più tristi, più cupi, quindi è forse anche per questo che il disegno è leggermente più cupo. Ci sono delle tavole veramente molto carine quando c'è la luna, questa qui è la mia preferita, è una delle ultime però, e l'ho veramente adorato, amato. È un fumetto a cui io ho dato 5 stelline su Goodreads perché merita tantissimo, è una gioia assoluta. I personaggi inoltre sono ben caratterizzati, sia nel fattore disegno, che umanizzare degli animali non è mai semplice, e direi che gli autori ce l'hanno fatta perfettamente. Francesca inoltre mi ha fatto anche un disegno quando l'ho incontrata al D-Comics, la saluto e la ringrazio ancora tantissimo e le mando un bacio e le faccio tanti complimenti per la storia.
ad entrambi. Come vi dicevo, appunto, i personaggi sono veramente ben caratterizzati non solo per lo stile di disegno, ma sono ben caratterizzati anche con i dialoghi. I dialoghi non sono mai di troppo, non danno mai fastidio, ci sono battute nei punti giusti e altre in cui invece non ce ne sono e c'è solamente la scena, quindi il nostro occhio si perde totalmente nella scena e non è distratto magari dai balloon. E comunque i dialoghi, appunto, sono ben costruiti, ben strutturati per la storia. Non ci sono divagazioni, non ci sono paroloni, quindi è proprio adattissimo ad un pubblico giovane, ma anche per adulti, anche magari per ritrovare la nostra creatività, la nostra ispirazione e ricercarla un pochino, perché magari anche la nostra luna se ne è portata via un po', perché non è più la nostra luna. E insomma, meraviglioso, meraviglioso, ma anche è stato vedere, appunto, i cattivi come sono stati caratterizzati, i buoni, gli animali, il rapporto che c'è tra tutti questi animali, tutti diversi, che comunque convivono in questa città. Mi ha ricordato un pochino, devo dire, anche il film Zootropolis della Disney, nonostante lì ci siano proprio tutti animali e basta, ma animali che convivono, che sono vestiti con vestiti normalissimi, come Judy che vuole fare la poliziotta nonostante sia una coniglietta. Qui invece abbiamo una topolina che è super tenera, super bellissima. Io mi ci sono rivista un sacco, devo dire, la protagonista, nonostante io non cisca, però ho anch'io un sacco di idee, anche se non riesco mai ad attuarle, purtroppo. È un personaggio femminile anche un po' da prendere come esempio, no? Perché non si abbatte mai quando c'è un problema, sì, e sa magari di aver sbagliato, si mette in prima linea per risolverlo, per aiutare gli altri, e quindi è veramente super super carinissima. E anche i disegni sono teneri, bellissimi. Lo sapete, quando io leggo questi fumetti, non voglio dirvi troppo, anche in generale quando vi parlo di libri, perché secondo me le cose vanno scoperte piano piano e da soli, altrimenti si perde un po' il gusto della sorpresa nello scoprirlo da solo e si sa già tutto. Anche quando vi faccio vedere le tavole, a me dà quasi un pochino fastidio, perché io voglio che voi facciate come me, no? Abbiate un po' a scatola chiusa questi fumetti e vi immergiate totalmente nella storia, ma in ogni caso è semplicissimo entrare in empatia con questi personaggi che ci piacciono fin da subito, che sono comunque terni, e c'è anche un pochino, c'è un po' di sentore di amore, poco poco, perché appunto è comunque un fumetto che per i più giovani e quindi siamo ancora un po' lontanini, ecco, dal vero amore, ma è bellissimo, veramente bello. Penso che lo consiglierei veramente a un sacco di gente, specialmente però quelle persone che sono artiste, si ritengono artiste, gli piace, sono alla ricerca dell'ispirazione, amano le graphic novel, amano i fumetti o anche semplicemente a tutti, ma diciamo che queste sono la prima categoria di persone a cui io lo consiglierei. Quindi se anche voi tra il mio pubblico c'è qualcuno che ama disegnare, scrivere, leggete questo fumetto, ma non solo perché è bello, anche perché secondo me dovete dare un po' la possibilità agli autori italiani, specialmente questi che magari sono emergenti, che non se ne sente parlare molto spesso. Dategli una possibilità e vedrete che comunque noi in Italia, come storie di graphic novel, disegni, abbiamo delle cose veramente bellissime e che meritano tantissimo di essere lette, di essere divulgate, di pubblicizzate, di essere condivise tra tutti. Quindi se tra di voi c'è qualche artista, qualche appassionato di fumetto, mi faccia sapere che cosa ne pensa della mia recensione, che cosa ne pensa delle tavole, del disegno, se vuole leggere questo fumetto, se ha altre richieste, qualcos'altro, se ha consigli o se ha domande su altri fumetti di questo genere o di qualsiasi, ma specialmente anche se avete consigli, sapete che io sempre sono ben aperta e prima o poi accumulerò tutto quanto quello che mi dite, perché sì, la grana serve, ma non c'è sempre, e quindi sì, io ve lo straconsiglio tantissimo. Il video finisce qui, lo so che è stato molto breve, ma oggi non è stata proprio una giornata ok, ho avuto una discussione in famiglia, vabbè, non voglio
condividere queste brutte cose con voi. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio come sempre anche in descrizione la recensione scritta del fumetto. Ringrazio tantissimo la Tunue, il B-Comics, per avermi dato la possibilità di parlare con gli editori, ma anche con gli autori, che mi hanno gentilmente fatto un autografo e un disegnino sul loro lavoro, che ho apprezzato tanto. E se mai vedranno questo video, spero che piaccia anche a loro. E noi ci vediamo al prossimo video. Cose belle a tutti, ciao!